campo principale dello stadio San Nicola per Bari Venezia. Enzo Del Vecchio. Sì, 28 gradi e sole splendente dopo una mattinata di pioggia a sprazzi. Bari risparmiata dal maltempo che si è abbattuto invece come sul Salento con una tromba d'aria che ha colpito duramente a Porto Cesareo. Il Bari non è riuscito a dare entusiasmo alla propria tifoseria perché oggi sugli spalti del San Nicola non c'è assolutamente il pubblico delle grandi occasioni. Ma vediamo le formazioni. Il Bari è in campo con Micai tra i pali, Fiamozzi, Capradossi, Marrone e Delia in difesa, Teglio, Bascia e Salzano a centrocampo, Iocolano, Nenè in prota in attacco. Il Venezia risponde con Audero in porta, poi Del Grosso, Modolo, Domizzi e Zampaglio in difesa, Suciu, Bentivoglio e Andelkovic a centrocampo, Moreo, Zigoni e Falzerano in attacco. Arbitra Livio Marinelli di Tivoli a terra linea. Undicesimo, il Venezia va a sfiorare il gol con un sinistro a giro molto bello di Zigoni, palla che davvero per pochi centimetri è finita sul fondo, ma qualche istante fa è stato il Bari ad andare vicino al gol con Nenè che presa palla sulla tre quarti ha sferrato un gran sinistro raso terra sul primo palo e il portiere del Venezia Audero si è disteso in tuffo per andare a deviare. Ancora il Venezia in evidenza nella fase non collegata al nono minuto. Moreo ha preso palla nel cerchio di centrocampo, poi è scattato con grande tempismo, stava per bruciare, pensate, ben tre difensori del Bari in anticipo d'un soffio. Luca Marrone, che oggi è stato schierato per la prima volta da titolare in avvio di gara da Grosso, Marrone, dicevo, è andato a soffiargli la palla d'un soffio, davvero un grande pericolo sventato per la difesa del Bari. Bari-Venezia. Scocca il 21esimo al San Nicola, Bari 0, Venezia 0 nella fase non collegata. Bari vicino al gol, Bascia dalla tre quarti è andato al cross in aria, Salzano ha stoppato molto male di petto, poi ha cercato di rabberciare un tiro verso la porta, ne è venuta fuori una sorta di palombella sul secondo palo che ha sforato di pochissimo il legno con il portiere fuori causa. Ma ora è il Venezia che va in attacco e Falzerano che va al tiro, la parata facile di Micai che era ben appostato sul primo palo, ma dicevo il Venezia si è fatto vivo in attacco 40 secondi dopo l'azione che vi ho descritto di Salzano con Falzerano che è andato a presentarsi a due passi dalla linea di porta e è andato al tiro, difesa del Bari in affanno per due volte. Falzerano poi ha recuperato la sfera ed è andato questa volta al tiro con più decisione, Capradossi ha messo in angolo davvero sfiorando l'autogol. 21 minuti e 55 secondi, Bari 0 Venezia 0. Avellino. Torniamo a Bari Venezia. 27esimo minuto e 10 secondi, Bari 0 Venezia 0 nella fase non collegata. Il Bari è andato al tiro dai 25 metri con Mijen Bascia, il suo centrocampista albanese, una gran battuta a rete rasoterra che è finita di poco al lato. Ancora un Bari in evidenza in attacco, c'è stato un cross dalla tre quarti di Salzano, la palla a spiovere stava per finire sui piedi di Nenè, è uscito a respingere di pugno. Attenzione, in questo momento il Venezia va a conquistare un calcio di rigore per un intervento di Delia. Se non attenzione, andiamo c'è errati, un calcio vai. Di rigore anche per il Foggia, tra poco per il tentativo di trasformazione. Continuano le proteste qui a Bari per il calcio di rigore deciso dall'arbitro Livio Marinelli di Tivoli. Vediamo i giocatori del Bari che vanno a parlare con il primo assistente, l'arbitro si interpone, invita i giocatori del Bari ad andare via, lo ha deciso lui in pratica e quindi non bisogna andare a protestare. Vediamo il capitano del Bari Mijen Bascia che continua a parlare con il primo assistente mentre Marinelli si porta all'altezza del dischetto. Vediamo che si perde tempo, allora vediamo se Avellino è tutto pronto per il rigore. Sì, è quasi tutto pronto, i giocatori stanno lasciando l'area di rigore, se vuoi chiudere, ma ci siamo quasi. Sì, allora intanto qui è tutto pronto, vediamo che sulla sfera si porta per il Venezia il giocatore Simone Bentivoglio. Del Vecchio, sì. È pronto chi è in questo momento? Mazzeo che parte con il sinistro alla rete e dunque accorcia le distanze il Foggia, 29esimo, Avellino 2 Foggia 1, di nuovo a te. Grazie, qui è tutto pronto e Simone Bentivoglio, ex del Bari, sentite i fischi in sottofondo, sono dedicati tutti a lui, giocatore coinvolto nel calcio scommesse, ha lasciato un brutto ricordo di
Molise qui a Bari, ma ora Simone Bentivoglio è pronto alla battuta. Di fronte a lui il portiere del Bari, Alessandro Micai. Continuano i fischi mentre l'arbitro non ha ancora dato il via, perché sta invitando i giocatori del Bari a rispettare la distanza come da regolamento attorno alla lunetta. Simone Bentivoglio immobile con le braccia lungo il corpo, pronto a partire a circa 2 metri dalla sfera, mentre vediamo che Marinelli, attenzione, stava per richiamarlo, ma il rigore è concesso, il tiro è regolare ed è gol. 29 minuti e 20, Venezia 1 Bari 0 al San Nicola, e dunque ora si riprenderà con il Bari in svantaggio. La linea, chi deve intervenire? Dunque commentiamo questo primo tempo, una gara intanto che si sta giocando, come ci dice l'addetto stampa del Bari Alfonso Centrone, davanti a poco più di 14.000 spettatori. Un primo tempo, dicevo, giocato a buon ritmo dalle due squadre, con il Bari che ha fatto possesso palla ma senza costruire azioni d'attacco insidiose, a fronte di un Venezia sempre pronto a ripartire, che ha avuto il suo punto di forza sulla fascia destra, dove Falzerani ha fatto davvero la differenza. Proprio Falzerano, dopo una fase di assaggio con cross alla distanza, ha accentuato la spinta e ha cercato il dribbling con più insistenza, e proprio da una sua percussione al 29esimo è arrivata l'azione che finora fa la differenza in questa partita. Ha attaccato il lato corto dell'area di rigore, ha saltato D'Elia che lo ha messo giù in maniera anche abbastanza ingenua. Per l'arbitro Marinelli di Tivoli nessun dubbio, calcio di rigore. Dal dischetto Bentivoglio ha spiazzato Micai, portando dunque il Venezia in vantaggio. Vedremo nella ripresa cosa studierà l'allenatore del Bari Fabio Grosso, a fronte di un Filippo Inzaghi sulla panchina del Venezia che ha messo in campo davvero una squadra molto incisiva e capace sempre di ripartire. Avellino. Ancora Bari Venezia. 6 minuti e 30, Bari 0 Venezia 1, ma Bari in due circostanze già vicino al gol. Al quarto minuto è stato Iocolano che si è incuneato nell'area di rigore dal lato sinistro e poi ha lasciato partire un gran sinistro a giro con il portiere del Venezia Audero, che si è disteso in tuffo per andare a deviare in calcio d'angolo. Qualche istante fa una staffilata da 25 metri di Salzano con palla a sfiorare l'incrocio dei pali, ma continua l'attacco del Bari che non riesce però a sfondare la sfera. Ritorna nel cerchio di centrocampo con un lungo di rinvio da parte di Modolo, è sempre il Bari però in possesso della palla. Ora è Bascia che sposta il gioco nel cerchio di centrocampo e soprattutto verso il settore destro presidiato da Marrone, che scambia corto ma sbaglia l'appoggio ed è il Venezia che riparte. 7 minuti e 20, Bari 0 Venezia 1. Avellino. Dobbiamo dare conto però di questo portiere del Venezia, Emil Audero, indonesiano di nascita, di scuola Juventus per quel che riguarda la sua formazione, ha solo 20 anni ma davvero un giocatore con grande professionalità, con grande personalità. Sta tenendo bene ora la battuta dal calcio d'angolo con la palla che spiove nell'area di rigore del Venezia, la palla che torna fuori, una serie di batti e ribatti, torna alla sfera sulla tre quarti. 11 minuti e 30, Bari 0 Venezia 1. Avellino. Bidawi in particolare sulla corsia, il raddoppio del Venezia. 12 minuti e 30, Zigoni, Bari 0 Venezia 2. A te la linea. Andiamo ancora a Bari. 15esimo minuto di gioco e 10 secondi, Bari 0 Venezia 2, con il Bari che si prepara a battere un calcio d'angolo, lo fa con Salzano, la palla a spiovere, il rinvio sulla tre quarti, va poi a riprendere Bascia che adesso scambia corto ancora con Iocolano risalito dalla bandierina. Il tentativo di passaggio però non riesce, la sfera finisce sul fondo. Dobbiamo darvi conto di questa azione del raddoppio, è stato Zigoni l'autore del gol. La difesa del Bari è stata presa completamente in contropiede, i difensori del Bari hanno protestato con il secondo assistente dell'arbitro Ilario Vecchi, che ha mantenuto la bandierina abbassata. I giocatori del Bari chiedevano la posizione di fuorigioco di Zigoni, così non è stato. L'arbitro, dopo che la palla è finita in rete, ha guardato il suo assistente, è rimasto un attimo perplesso, poi evidentemente convinto anche dalla decisione del suo assistente ha assegnato il gol. E dunque al 16esimo minuto di gioco della ripresa qui al San Nicola, il Bari sta perdendo con il Venezia per 2-0 subito dopo aver subito il secondo gol. L'allenatore del Bari Fabio Grosso ha mandato in campo Brienza al posto di Salzano. 16 minuti e 20, Bari 0 Venezia 2. Avellino. Sì. Bari Venezia. 28 minuti e 10 secondi, Bari 0 Venezia 2. Il Bari si è giocato praticamente tutte le carte possibili, l'allenatore Grosso ha effettuato qualche istante fa anche la terza sostituzione, fuori Iocolano dentro Sissé, arrivato proprio nei giorni scorsi dalle ultime ore di calciomercato, ex giocatore del Benevento. Attenzione, il Bari che va in
attacco, si presenta con Floro Flores tutto solo davanti al portiere Audero, calcio a colpo sicuro, ma Audero praticamente in una posizione impossibile con il tacco probabilmente è riuscito a deviare la sfera. Ancora una volta decisivo il portiere del Venezia, ricordiamone il nome, Emil Audero, indonesiano, 20 anni, portiere di scuola Juventus, davvero un gran portiere. Il Venezia ora che cerca di ripartire, lo fa come al solito nel settore destro con Falserano, a tu per tu con Capradossi, va allo scambio corto con Moreo, duettano i due, riprende la palla Falserano che poi sposta il gioco nel settore centrale, dalla lunetta cerca di andare al tiro Bentivoglio, la palla pur se debole finisce comunque tra le braccia del portiere del Bari Mikai, che va immediatamente al rinvio, ma i difensori del Venezia vanno a recuperare. Attenzione però, il Bari che riparte, lo fa con Teglio che va a conquistare la sfera, poi sposta su Improta, tre giocatori del Bari davanti all'area di rigore del Venezia. Floro Flores si fa sfuggire la sfera che sta per finire sul fondo, riesce a recuperarla proprio all'altezza della bandierina, ma non supera il difensore che lo attanaglia. 29 minuti e 40, Bari 0 Venezia 2, Avellino. E ritorniamo a Bari, dove intanto siamo arrivati al 41esimo minuto e 50 secondi, Bari 0 Venezia 2, un Venezia che è passato in vantaggio al 29esimo del primo tempo sul rigore con Bentivoglio, ha raddoppiato al 13esimo della ripresa con Zigoni. Bari che ha avuto la possibilità di riaprire la partita, in particolare al 27esimo quando Brienza ha offerto a Floro Flores un pallone d'oro a tu per tu con il portiere. Floro Flores si è fatto praticamente irretire, ha tirato ma ha colpito proprio il portiere che di tacco è riuscito a rinviare quel tanto che è bastato per non far finire la palla in rete. Solo tanti calci d'angolo per il Bari, 13 contro 2 del Venezia, un Bari che continua a effettuare praticamente una serie di torelli davanti all'area di rigore della Juventus, della Venezia che ha arretrato praticamente tutto davanti al proprio portiere. Ancora ora Brienza, vedremo se inventerà qualcosa, cerca l'appoggio su Sissé, non lo trova, poi cerca il tiro Tejo, ma la barriera è invalicabile, il caso di dire, di centrocampisti e difensori del Venezia, è riuscita a respingere. 42 minuti e 50, Bari 0 Venezia 2, Avellino. È finita in questo momento, Bari 0 Venezia 2, questo è il finale.